ai giovani di oggi, ai nostri ragazzi, a quelli che navigano in rete e che spesso sono vittime di un fenomeno terribile che è quello del cyberbullismo, cioè vengono presi di mira da altri coetanei sul web e questo genere di attenzione spesso è una vera e propria molestia con conseguenze anche molto gravi. Abbiamo visto casi di suicidi, di ragazzi che sono stati davvero molto male, anzi, spesso è proprio il loro rendimento scolastico che si impoverisce tantissimo per almeno il 38% delle vittime, questo avviene. Quindi una compromissione totale del rendimento scolastico, soprattutto un malessere molto profondo. Per questo però c'è chi si sta muovendo, si stanno mettendo in atto delle misure per contrastare questo fenomeno. Ne parliamo con Vincenzo Spadafora, garante per l'infanzia e l'adolescenza. Buonasera. Bentornato a Gheo. Grazie. Vincenzo, allora è stata approvata la prima bozza di un codice, no? Del codice di autoregolamentazione contro questo fenomeno, cioè le molestie tra coetanei sul web, no? Tra minorenni, giusto? Cyberbullismo. Di che si tratta? Assolutamente, credo che sia un'iniziativa molto importante che è stata promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero ha messo insieme tutti i più grandi provider, gli operatori, cioè Facebook, Google per Yahoo, intenderci, tutti Yahoo, questi, tutti questi che in certo. qualche modo sono sempre quelli che consultano i ragazzi. E ha detto va bene, ancora prima di arrivare all'atto in cui poi bisogna intervenire penalmente, voi vi impegnate a cancellare immediatamente qualunque tipo di notizia sia offensiva o lei dai diritti di un altro ragazzo. Quando appunto qualcuno se ne compie un reato del genere, i provider hanno accettato. Hanno accettato questa Questa è una cosa cosa? molto importante perché la rete è difficile controllarla e quindi se sono direttamente gli operatori che si impegnano a farlo è un grande Ma passo come avanti. fanno? Loro leggono tutto, hanno controllo di tutto quello che viene scritto sul web? Purtroppo, come sappiamo, questo accade. Tutto quello che noi scriviamo sul web rimane lì, è controllato da altri, ma rimane lì per sempre. Quindi loro possono saperlo anche senza una segnalazione, se c'è una molestia nei confronti di un ragazzino da Sicuramente parte possono di venirne a conoscenza altri più ragazzini. facilmente e rapidamente. Adesso c'è un tempo da qui fino al 1º febbraio in cui tutti, anche chi ci ascolta da casa, e io mi auguro soprattutto i ragazzi, infatti noi stiamo cercando di coinvolgerli, possono dare il proprio contributo a questo codice, possono dire se è fatto bene, se si può migliorare e poi durante il mese di febbraio lo approveremo Ecco, questo definitivamente. codice prevede cosa? Appunto, la cancellazione di certe frasi, di certe foto, no? Di tutto quello che può essere considerato un'offesa, una molestia. Assolutamente, anche perché questo diciamo, è quello che possiamo fare, perché non esiste un vero e proprio reato nel nostro codice. Come forse tu sai, in realtà per questo tipo di reati o bisogna fare riferimento ad altri reati già esistenti, diffamazione, violazione privata, cioè quindi andarli a prendere dal nostro codice. L'unico reato che è stato inserito di recente è quello del furto dell'identità. Ecco, perché ricordiamo che noi stiamo parlando di ragazzi che per legge uno può aprirsi un profilo, stare su un social network, accedere, no? A internet da che età? Non prima dei 14 Autonomamente, anni. non prima dei 14 anni. Invece assistiamo al fenomeno in cui molti ragazzi, anche più giovani, no? Già. Assolutamente, molti ragazzi, alcuni lo fanno semplicemente per il piacere di stare su internet e comunque non va bene perché è un reato, Certo. perché non va fatto, ma altri soprattutto lo fanno proprio per poi essere gli autori di questi atti di bullismo nei E confronti lo di altri fanno ragazzi, prendendo una falsa identità, perché prendendo non una avendo falsa l'età identità. necessaria devono comunque prendere una Certo. falsa identità. Certo. Ma prendono una falsa identità anche quelli che amano insultare o essere molesti? Soprattutto quelli, e infatti questo reato, che è un reato che però riguarda anche gli adulti, può essere punito fino addirittura a 6 anni di carcere. Chiaramente per i minori di 18 anni, come per tutte le altre pene, c'è una riduzione di un terzo delle pene. Ecco, in che modo tutti noi possiamo contribuire alla stesura di finale di questo codice? Dove dobbiamo andare per conoscerlo, per dare le nostre Sicuramente segnalazioni? sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, e questo credo sia un contributo importante, però se mi permetti, Sì. il contributo vero che possiamo dare tutti è soprattutto cercando di parlare con i ragazzi e di dare a loro proprio le indicazioni per poter navigare in modo corretto. Che cosa voglio dire? È difficile controllare i ragazzi, è difficile che oggi improvvisamente tutti gli adulti possano diventare dei grandi esperti di internet, sono Certo. genitori anche per generazioni molto lontani da certe cose. Quindi la cosa importante è soprattutto insegnare ai ragazzi il rispetto per gli altri, il rispetto per le persone magari
dal colore della pelle diverso, rispetto per ragazzi, tu citavi alcuni casi di cronaca in cui dei ragazzi sono stati presi in giro perché si pensava che potessero essere omosessuali, cioè il rispetto per gli altri, se noi lo trasferiamo ai ragazzi, lo pratichiamo sia nella realtà che in rete. Certo, perché la verità è che la rete in fondo è come se fosse una grande piazza pubblica, in rete ci finisce ciò che noi siamo, la nostra società, i nostri valori, quindi se noi educhiamo i nostri ragazzi in un certo modo, anche no? Il loro modo questo. Di fruire la rete, di starci dentro, sarà un modo di un certo tipo. È esattamente questo, la rete non fa altro che amplificare le cose che accadono normalmente. Sai, noi capiamo spesso anche di andare magari fuori in pizzeria o in treno, in viaggio, e tu vedi sempre a volte anche le famiglie, quando sono tra di loro, che non parlano perché magari i figli sono sempre connessi, lo vedo anche con i miei nipoti a casa. Certo. E questo è quello che manca, cioè i ragazzi sono pieni di connessioni ma con poche relazioni. Bisogna far riscoprire di nuovo ai ragazzi il piacere della relazione. Senti, del rapporto umano. Nella costruzione, nella stesura di questo codice è coinvolta anche la scuola? Assolutamente sì, è coinvolta sia nella costruzione del codice, ma è coinvolta sempre anche in tutti i progetti che noi facciamo per i ragazzi, in modo particolare, tra l'altro proprio con il Ministero dell'Istruzione, con Save the Children e con altre organizzazioni, noi promuoviamo un progetto che si chiama Generazioni Connesse, il Safer Internet, cioè è proprio un progetto per andare nelle scuole, dai ragazzi, a raccontare l'uso migliore delle tecnologie della rete, ed è la cosa più importante che possiamo fare, io credo, perché i ragazzi quando poi sono consapevoli, perché molti lo fanno anche senza a volte rendersene conto, conto di quello che stanno facendo, e quindi renderli consapevoli è molto importante, soprattutto fare in modo che chi è vittima di un reato del genere lo dica, perché la denuncia è la cosa importante, invece molti ragazzi tengono dentro di sé tutto questo e non ne parlano, perché l'adolescenza è un'età difficile. Certo, molto. Grazie, grazie a Vincenzo Spadafora, garante per l'infanzia e l'adolescenza. Grazie a voi che avete seguito, grazie Emanuele.